Allora, io vorrei dire questo però, attenzione, tutti quelli che dicono Europa è Europa, e io non sono fra quelli, adesso vi dico anche perché, intanto perché non ci credo, perché, ripeto, credo nei cicli storici, ma se anche per un qualche miracolo, dopo Napoleone e Hitler, qualcuno riuscisse a fare una roba un po' meno sanguinosa, ma riunire l'Europa, anche solo in una federazione. Una federazione come sono una federazione degli Stati Uniti, di stati non sovrani, perché se una federazione di stati sovrani non è una federazione ma è una confederazione. Bene, allora, l'obiettivo qual è? Giocare al gioco delle grandi potenze, per cui avremo un pentagono europeo, le porte aeree europee, le bombe H europee, la politica di potenza europea. Pensate che ce lo lascerebbero fare? Cioè arriva un altro giocatore al tavolo del poker e dice ci sono anch'io? Su. Cioè, no, non pensate che si metterebbero d'accordo i russi e gli americani per sterminarci prima? Beh, guarda, nasce una superpotenza nuova fra gli applausi delle vecchie? Ma poi non è il suo vuole fare l'Europa. Io vi dicevo una posizione democratica all'interno di... Come fai a traslare... Che poi non è manca traslare. Non esiste. Già la democrazia è geopolitica. Ragazzi, la geopolitica non è democratica. Come fa a essere democratica? Allora, è un gioco. Al massimo può essere moderata, cioè. È moderata, cioè che non va in giro facendo guerre tutti i minuti. Allora lasciamo fare la democrazia, perché se siamo a livello geopolitico, scusi, non parliamo di democrazia, perché tanto siamo già in una partita geopolitica e basta. Allora, diciamo così, dentro una partita geopolitica ci si è sempre per necessità, come siamo dentro la forza di gravità. Il punto è, ci siamo come soggetti sovrani attivi o no? Se ci siamo come soggetti sovrani attivi, allora vuol dire che abbiamo una potenza da proiettare. Tant'è vero che quelli che questa cosa la capivano, e tuttavia credevano nell'Europa, per di più nella UE, figuriamoci, dicevano Europa potenza civile, cioè l'Europa è una potenza solo se le potenze non fanno la guerra e solo se le potenze non fanno nemmeno proiezione di potenza. Che è come dire che io sono il campione mondiale dei pesi massimi se non facciamo a pugni, che insomma, ecco. La geopolitica non è democratica, è responsabile o irresponsabile? La democrazia? Sì. La democrazia è fatta in terra. Però Willy Brandt, Aldo Moro hanno fatto una politica, Bettino Craxi hanno fatto una politica con una qualche autonomia. E in effetti quelli l'hanno fatta troppo, l'hanno pagata. Ecco. Ho capito, appunto. Però ora non viene manco l'idea, capite? Questo è il punto. Ma l'altro giorno, una cosa intermedia. L'altro giorno mi dicono che per TV, quando c'è stato, io non le guardo mai per motivi religiosi, ma c'era un talk show, non so, in cui c'era anche Prodi, e che a un certo punto ho detto, ma è evidente che se questa qui non si piegava alla volontà americana e europea, il suo governo cadeva in un mese. Allora è l'ultimo atto, scusa, l'ultimo atto. Allora. La democrazia è un fatto interno, la geopolitica è un fatto esterno. Ma non c'è più l'interno, è già esterno, è continuamente esterno, a meno che uno non riesca a ripristinare un interno rispetto all'esterno. Ora la questione è la ricostruzione delle condizioni dell'interno. Ecco. Che significa la moneta, significa tante cose. Certo, quello. Allora questo è la... quello. Dimmi tu che non è rivoluzione questa. Sì, ma può essere anche non un atto, un momento rivoluzionario, può essere anche che a un certo punto i tedeschi capiscono che quel gioco che hanno fatto imponendoci l'euro adesso si rovescia contro di loro e non è più da giocare. Saranno i tedeschi. Ma io che scrivo dopo molto disorientato, vorrei dire. Cioè, ma anch'io, l'attuale cancelliere non si capisce che accidenti stia facendo effettivamente. Bisogna dire
che, ripeto, esistono cicli storici, cioè noi possiamo assicurarci una dignitosa vecchiaia, non di più. Con i pirughi siamo tutti morti, come diceva Keynes. Non è manco questo, eh. Ad oggi la prospettiva non è questa. Era una metafora, cioè gli stati europei possono garantirsi una decorosa vecchiaia. L'idea che vadano ancora in giro per il mondo come sovrani. Qui non c'è neanche io, quindi ho richiamato prima, non era, era una cosa realistica, però con una certa, con un interno che sussisteva. Ecco. Questo è il punto. Oggi non ci sono le condizioni. Cioè, non ci sono le condizioni. Non ci sono le condizioni. Sono state demolite, lui almeno così ci permette di capire, sono state demolite già dal 45. Sì, nel 45. Però in realtà E poi dopo il 71 diciamo così, nel 45 sono state nel 45 sono state demolite alcune, cioè quelle strategico militari. Occhio, perché a metà degli anni 70 c'era l'idea che non c'era. A metà degli anni 70 ancora c'era questa sensazione per cui questa democrazia pretende troppo. Stanno in Europa, sì, e anche in altre parti del mondo si sono messi in testa di fare delle cose che sono ipersociali e chissà dove vogliono andare, ma non solo in Italia, c'era Olof Palme, lo sappiamo. E c'è stata una reazione, è stata organizzata. Naturalmente la rottura di Bretton Woods, che è stata una scelta geopolitica americana, anti-europea innanzitutto, ha creato le premesse per... È stata una scelta politica, appunto, è geopolitica. È partita una grande operazione ideologica e parliamoci chiaro, in Italia non abbiamo avuto un colpo di Stato camuffato, è stata fatta la più grande operazione coperta dell'Europa occidentale, che si è chiusa il 9 maggio del 78. Dico il falso? Non credo. Abbiamo, se uno guarda che fine hanno fatto Olof Palme e Aldo Moro, beh, ragazzi, ma allora detto in un altro modo, non è che perdi una guerra mondiale gratis, eh? Ecco. Sì, però ora è come se fossimo proprio qui a dire vabbè, non solo è finita tutta a zero, il grado zero, ma ci piace enormemente, noi riusciamo a non pensare, no, non noi, le maschere di pseudopolitica che ci sono in giro, certo. La chiacchiera è Cioè, il nodo è quello che abbiamo detto, è la ricostituzione delle condizioni interne di una relativa, realistica autonomia politica. Sì, sembriamo tre. Questo è un nodo grande. Già, comunque, ma per carità, non c'è anzi, spazio, diciamo così, siccome c'è spazio per una o due domande, se volete, fino alle 7:30, 7:35 possiamo arrivare. Abbiamo 15 c'è minuti. Qualcuno che vuole intervenire, giustamente. Però deve, venga qui. Perché almeno semmai è solo una suggestione, come si dice, nostalgica, anche alla luce di quello che diceva il professore. Io ricordo, per averlo visto proprio qualche giorno fa, un intervento di Bettino Craxi 30 anni fa alla Camera dei Deputati, in cui paragonava l'OLP a Mazzini. E effettivamente, facendo un confronto comparativo tra quel momento storico, che sembra così remoto, ma non lo è dal punto di vista temporale, ma lo è dal punto di vista ideologico, a questo momento specifico nel quale ci andiamo trascinando da tanto tempo, effettivamente sembra di parlare di due realtà, di due mondi che sono completamente diversi. Allora, come lei diceva, professore, diciamo, il sistema normativo dovrebbe creare ordine. Questo è un sistema normativo che non solo che non crea ordine, ma crea una serie, diciamo, ininterrotta di contraddizioni, di aporie, nelle quali la giurisprudenza in qualche modo prova, sempre in maniera direi caotica e talvolta anche contraddittoria, a trovare dei punti di equilibrio. Nell'illusione che la Costituzione, come si è anche detto tra le righe, sia ancora un parametro di riferimento, uno standard di riferimento al quale fare capo per trovare quell'ordine che nella legislazione di dettaglio non siamo più in grado di trovare. Allora, viviamo in questa polverizzazione dei diritti individuali, non ci sono più autorità
quella politica ovviamente ha perduto il suo, la sua forza, ma soprattutto, ecco, per essere meno astratti e più concreti, per fare un esempio tra i tanti, l'autonomia differenziata di cui oggi si parla, che è un'altra pietra tombale su quella che è la questione meridionale, la definitiva probabilmente, perché, perché crea appunto... Allora, se, come dice il professore, dobbiamo aspettare il disfacimento completo di questa società dal punto di vista normativo e anche da un punto di vista sociale, allora forse ci sono ulteriori argomenti, ulteriore legna, diciamo, in questo fuoco che sta divampando, che sta corrodendo proprio i capisaldi, anche gli ultimi, diciamo, perlomeno anche, diciamo, quel mondo delle idee un po' illusorie che aveva, ci ha consentito in qualche modo, come paese civile, non del terzo mondo, un paese evoluto, di entrare nella modernità, insomma. Grazie. Però ne stiamo uscendo. Vabbè. C'è qualcun altro? Prego, prego, venga, venga. Perché sennò non riusciamo a vedere. Sì, allora professore, grazie innanzitutto dell'intervento. Io sono ancora a metà strada del suo ultimo libro, sono intorno alla fine del terzo capitolo, ma mi è piaciuto, ho trovato dei riferimenti, quello del piccolo indiano, cioè mi è piaciuto molto e mi divertirò presto a recensirlo prossimamente. Le faccio due domande che non sono delle vere domande, perché so che non mi può rispondere con tutto, perché sono complicate, però possono essere uno stimolo per pensare diversamente. E la prima riguarda il tentativo, che lei, il professore, che Nello fate moltissimo, di riprendere questa teologia come secolarizzazione per la politica, come secolarizzazione di principi religiosi. Ora, c'è tutto un filone dal cui l'Italia è esclusa, che è quello di una, politica, una teoria politica critica che la professoressa Bazzicolupo ha citato quando ha fatto il nome di Ernesto Laclau, che cerca di proporre, diciamo, una sorta di teologia del politico, per l'ordine del politico, che non viene dalla secolarizzazione dei principi religiosi. Penso a qualche anno fa Berzano, che è un sociologo che sicuramente le conosce, ha parlato di quarta secolarizzazione. Ecco, ma cerca di rintracciare questa base costitutiva per fondare quest'ordine su questo vuoto abissale, a partire da uno sviluppo del soggetto collettivo simile a quello della psicologia dell'infante, cioè paragonando il soggetto. Ecco, perché noi siamo così estromessi come paese? Perché il nostro mondo culturale è fuori e ci può aiutare a noi per fondare un ordine diverso? E la seconda, e poi la lascio la parola, riguarda, c'è una forte insistenza su questo concetto di neoliberismo. Ora è vero, perché negli ultimi quattro decenni ci ha dominato in lungo e in largo a livello cognitivo, metapolitico e non solo, però c'è anche tanta parte di pensiero che dice che oggi siamo in una dimensione diversa, quello è già finito e ne parliamo perché è finito, e siamo in una fase di quello che viene chiamato un tecno-feudale, un secondo feudalesimo tecnico, che a me somiglia molto a una fase di accumulazione primaria del capitalismo ripetuto, e mi ha fatto pensare, e qui chiudo, la suggestione che ha fatto sui mercenari. Siamo mercenari, ci muoviamo. È molto in contrasto con l'immagine del soldato, che invece era tipico del capitalismo, quella che lei prende da Junger nel libro, penso, dalla battaglia come esperienza interiore, credo la prenda da lì. Era un soggetto che era lavoratore e soldato, mentre invece il feudalesimo e la disgregazione, poi l'avvio della modernità e la fine del Medioevo, è caratterizzato da una fortissima presenza, pensiamo in Italia, agli stati regionali, dei mercenari. C'è questa sorta di associazione che si può fare, sono due punti, la lascio esprimersi e grazie. La prima non saprei, perché... noi siamo un paese ricco di riflessione politica, ma appunto teorica, politica, che, ma anche di buon livello, ma certamente. Se poi facciamo un paragone con il mainstream anglofono, siamo più bravi noi, di questo sono convintissimo. Ecco. Il fatto è che non basta che ci siano intellettuali raffinati che parlano e vendono 2000 copie dei loro libri. Ecco, questo, quello. La politica è potere di soggetti collettivi, quasi sempre, cioè che ci sia un soggetto singolo
che fa politica da solo, non usa più, ecco, è Napoleone, ma insomma, non usa più. Soggetto collettivi, noi non ne abbiamo, questo è il punto, vero. Possiamo, gli intellettuali possono essere intelligenti, possono tentare di sottrarsi alle trappole della storia del pensiero politico, che ne è piena di trappole, però quello che non c'è è una soggettività politica, ci sono soggettività sparpagliate e questo essere sparpagliate non produce peso politico, anzi le porta tutte a essere inglobate nel grande spettacolo messo in scena che non cambia nulla. Quando ci sarà non una serie di equivalenze vuote, ma quando ci sarà il convergere su uno o due problemi strutturali pieni, allora le cose cambieranno. E ripeto, questa convergenza avrà bisogno di intellettuali, avrà bisogno di partiti, c'è poco da fare, avrà bisogno di partiti, cioè di politici, di professione, ecco, e di quadri, e di presenze sul territorio. E avrà bisogno del fatto che ci sia un sommovimento, uno scuotimento, che purtroppo sarà dolorosissimo e che non sarà provocato, no? Sarà un cortocircuito del sistema al quale sta andando incontro. Ecco. Poi oggi l'immagine del mercenario mi è venuta in mente perché io avevo parlato dei giovani bravi o ricchi. O ricchi e bravi, o poveri e bravissimi, che fanno lo sforzo di andare nelle università dove si impara a essere parte del sistema del comando mondiale. Cioè, però attenzione, questo ti porta, a parte che io, come dicevo al mio dentista cattolicissimo che aveva mandato il figlio alla London School of Economics, ho detto, guardi che è peccato mortale. Però ti portano via l'anima, va bene, no? Diventi uno che comanda in nome del neoliberismo, bene. Però vai in giro per il mondo e sarai sempre l'uomo di qualcuno, di quei qualcuno, di quelli che hanno più soldi della metà degli stati mondiali, no? Ecco. Cioè, è qui che vai a sbattere. Cioè, c'è una tale illogicità, una tale irrazionalità di questa situazione. Sì, è vero, 30-40 anni fa nessuno avrebbe pensato che cosa è successo. Elettronica e deregulation. Crollo deliberato del... Comunque, mossa politica americana, 71, produce la fine di un ordine, era un ordine quello, certo. Quello di Bretton Woods era un ordine, non è che comandava gli americani, non è che comandasse l'URSS, comandavano gli americani. Poi quando hanno avuto problemi perché facevano inflazione per la guerra in Vietnam, così hanno detto bene, mi salvo io e voi andate a morire ammazzati, 10 anni, ma meno, 7-8 anni. Di crisi, di interregno, gli anni 70, ma sì, praticamente con l'assassinio di Moro si chiude un'epoca, l'anno dopo viene eletta Thatcher, fine, già fatto, e poi tutti gli anni 80 edonismo reganiano, che vuol dire capitalismo che stressa quel po' che c'era da stressare del mondo comunista, che crolla proprio così, e poi parte gli anni 90, parte tutto bene via deregulation, new economy, speculazione vincente, si passa, la vera crisi non è la crisi della seconda metà dell'anno 2000 né la crisi delle due torri, la vera crisi è 2007-2008, ma anche lì
loro la superano, perché loro stampano una quantità di miliardi di dollari bestiale e la danno ai loro, fanno il welfare per le banche, il welfare per la Chrysler, va bene, il keynesismo per i miliardari, va bene, noi pariamo la botta con più austerità, genialmente, con più austerità, ed eccoci qua. E non cresciamo più, non abbiamo più niente da distribuire, abbiamo solo da erodere le posizioni di quelli che si sono fatti una posizione perché sono nati all'epoca del boom demografico, cioè mia, le signore non hanno età, mia, si può erodere lì, ma non c'è niente da distribuire. E un giovane di oggi non avrà mai la pensione, mai. Procedere senza, questo può essere un disegno, ma è un disegno cieco, perché si fonda sopra l'idea della infinita sopportazione dei cittadini. Ecco, infinita sopportazione, perdita totale da parte dei cittadini di ciò che quel minimo di ricerca di prevedibilità della propria esistenza che fa parte dell'animo umano. Invece no, non c'è prevedibilità. O se c'è, ti do 1500 euro al mese, fateli bastare per tutta la tua sporca vita. Hai studiato, ti sei preso il dottorato, a 40 anni hai vinto un concorso per diventare professore di scuola, dove verrai maltrattato dagli studenti e dai loro genitori, fateli bastare perché non ne avrai mai di più. Basta. Insomma, diciamo così, noi abbiamo conosciuto un mondo diverso. Sì. Tu e io, lui forse anche. Adesso i patti sono questi. Ma guarda che sono. Le sanno benissimo, non è che. Non gli stiamo rivelando come nascono i bambini, lo sanno già. Ecco. Non è che. Un giorno si stancheranno, faranno. Comunque in questo libro c'è perfino un'apertura sui beni comuni. Per questo significa che è arrivata la frutta, perché sennò mai e poi mai, e invece no, perché si vede che veramente la disperazione è tale che mai. Cioè, il punto è questo, non può essere un'unica logica quella che guida una società. Ma l'unica logica è totalitarismo. Il povero Rodotà faceva una cosa seria, cioè alcuni beni possono essere comuni, e tra l'altro aveva anche regolata la cosa bene dal punto di vista giuridico. Il punto è questo: se c'è un'unica logica che guida la società è totalitarismo. È certo, però una società se è plurale sono totalitari tutti gli altri. Sono tutti putiniani, tutti totalitari, solo quello che. Io quello trovo tremendo, guarda. Andato del putiniano a Lucio Caracciolo. Sì, sì. Dunque. Vabbè, e poi la discriminazione inumana umanitaria di cui parlava Schmitt. Certo. È nemico assoluto, è nemico morale. Il criminale, certo. Ma quello fanno così. Non ci si ferma. Ma io per questo dico, ma che facciamo? Non ci si ferma davanti al ridicolo. Che facciamo, cioè, stiamo con loro. È putiniano il Papa. Sì, è vero. Il ridicolo più totale è stato varcato tranquillamente, no? Poi chiunque dicesse, ma forse c'è un motivo, non vabbè, ma comunque non è vediamo, cerchiamo di capire. Capiamo. Putiniano. È anche il segno della decadenza intellettuale. Sì, la decadenza dei sistemi argomentativi proprio. Zero. Va bene. Grazie.